Giovedì 18 luglio, buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, ben ritrovati qui sul mio canale. Partiamo subito di prima mattina con questo contenuto nel quale vi esprimo obiettivamente le mie perplessità su tanti commenti che ho letto sull'atteggiamento di tanti tifosi della Juventus alla luce del mercato che sta facendo la Juventus e di alcuni nomi che stanno uscendo, sia in entrata sia uscendo, proprio nel senso del uscire perché non considerati parte del progetto, e Giuntoli sta lavorando per trovare loro una sistemazione e ci sono movimenti in atto che possono poi definire a breve una possibilità di cassa da parte dei bianconeri. Prima di sviluppare il tutto, ringraziandovi sempre per l'attenzione, per i commenti, anche quelli che non condivido, perché comunque è giustissimo che in una community che cresce ognuno abbia il suo pensiero, basta farlo sempre nell'educazione, nel rispetto delle diversità di opinioni altrui, però ci sta ovviamente che ognuno racconti quello che è il suo sentimento, quello che è la sua idea. Quindi iscrivetevi al canale YouTube se ancora non siete iscritti, è gratuito, fatelo, azionate la campanella notifica mettendo un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostra compagnia. Intanto, tra virgolette, bacchetto quelli che commentano sempre magari leggendo il titolo senza aver ascoltato il contenuto. Perché, come dico sempre, in Italia siamo particolarmente pigri, non ci addentriamo mai nell'articolo, ma ci soffermiamo sempre al titolo. Leggere ci costa fatica, evidentemente. Figuriamoci poi, addirittura ci costa fatica anche ascoltare, perché per chi non lo sapesse si può anche ascoltare, eventualmente aumentando la velocità di riproduzione, si riesce comunque a capire tranquillamente il contenuto espresso, ma quantomeno una volta ascoltato, prima di aver scritto cose che magari dentro il contenuto smentiscono quello che io vado a scrivere, non fermatevi al titolo, perché io ieri non mi sono preso il merito di raccontare l'arrivo di Caballa alla Juventus come se fossi io ad aver scoperto la cosa. Non sono mai quello che scopre nulla, intanto per cominciare. Però su questo canale si fa attualità, quindi si racconta l'attualità, si raccontano le notizie. Se ho notizie magari che mi sono state riferite, le riporto. A volte capita anche in anticipo su altri, perché ci può stare, può succedere. Però io non lo faccio di mestiere, io non sono Pedullà, non sono Di Marzio, quindi non ho la pretesa di arrivare prima di loro. Anche se su Thuram, ad esempio, sono stato il primo a scrivere, attenzione, perché con l'uscita di Rabiot, il nome caldissimo da tenere in considerazione è quello di Kefren Thuram. Nel momento in cui di Kefren Thuram non se ne stava più parlando, due giorni dopo sono usciti tutti quanti gli altri, la Juve è andata in accelerata e è arrivato Kefren Thuram. Su Cabal è la classica giuntolata, ma c'è anche chi non è contento della giuntolata, perché è un nome che obiettivamente era abbastanza nel sottobosco, non mi sembra che ci fossero notizie dai grandi esperti di calciomercato sull'operatività della Juve su questo giocatore, e quindi se io vi ho riportato la notizia, ve l'ho riportata perché è una cosa che è uscita, non perché avessi la pretesa di darlo in anticipo, lo sapevo, mai detto. Quindi evitate, diciamo, questo tipo di critica, perché è soltanto un voler far polemica sul nulla. Poi ci sta che quando magari ho detto Tizio o Caio arriveranno, non sono arrivati, ho cannato, e allora ci sta la critica. È successo nel passato, succederà ancora, perché purtroppo quando si racconta anche attraverso persone assolutamente fidate, fonti assolutamente certe, ci sta che le cose non vadano a buon fine. Caballa adesso è dato per fatto, deve fare visite mediche, non dovesse superarle, Caballa non sarà un giocatore della Juve, ormai l'abbiamo dato tutti come giocatore della Juventus. Vabbè, a parte questo, quello che mi perplime assai di tanti commenti che ho letto è che in molti si siano già espressi in termini negativi sull'acquisto di Caballa. Dunque, la Juve fa un'operazione sotto traccia, porta un giocatore pagandolo, adesso ancora non sappiamo l'esatta cifra, si vocifera intorno ai 10 milioni, potrebbe essere inserito un giovane, si parla di Ache nella trattativa, fa l'operazione di un classe 2001, quindi un giocatore giovane, sul quale c'è da lavorare, c'è futuribilità, c'è progettualità, ma si è già giudicata l'operazione come un affarone per il Verona e una debacle per la Juve di Giuntoli. Non siamo veramente mai contenti, è proprio vero che l'erba del vicino è sempre più verde, è proprio vero che
Se prendi il Cancelo o quelle tipologie di giocatori lì, no, non sei allora una società che punta ad una progettualità perché non sono giovani, sono giocatori già affermati, ti costano un sacco di stipendio. Dobbiamo puntare su giocatori sconosciuti che hanno ingaggi più bassi, presi magari a molto meno. Giunto li fa questo e non siamo contenti. Io credo che la cosa migliore, la mossa migliore sia quella di attendere la fine del mercato, intanto per poter giudicare il mercato, che comunque comprende già Di Gregorio non piace? Beh, la Juve ha portato a casa il portiere italiano, il miglior portiere dell'ultima Serie A. Si è preso Douglas Luiz, a detta di tutti gli esperti di calcio internazionale, la Juve ha fatto un gran colpo. Però c'è chi è schizzinoso perché non è titolare nel Brasile, perché giocava nell'Aston Villa, e quant'altro. Abbiamo preso Khéphren Thuram, beh, insomma, ma chi è Khéphren Thuram? Rabiot era 100.000 volte meglio. Confermi Rabiot? No, Rabiot è uno scarpone, non ha mai dato nulla. Rabiot non sarà confermato. E mi fa specie che esca la notizia così clamorosa nella serata di ieri, domani sarà annunciato, cioè oggi, che Adrien Rabiot non sarà più un giocatore della Juve. A mio modo di vedere, Adrien Rabiot non è più un giocatore della Juve nel momento in cui non ha accettato prima degli europei la permanenza alla Juve con l'offerta che gli è stata fatta alla Juve. Il fatto che non avesse accettato quella proposta allora era già una decisione definitiva, scelta, fatta, punto e finita, perché diversamente sai che cosa lasci, non sai magari cosa vai a trovare, sapendo cosa lasci, se non rinnovi prima dell'inizio dell'europeo, le frasi poi dette dal ritiro della Francia, che io ho commentato su questo canale immediatamente, mi sembravano palesi di una separazione tra lui e la Juventus, e quindi da quel momento io l'ho sempre giudicato come un giocatore non più della Juventus e che non avrebbe accettato il rinnovo della Juventus. Anche quando, sempre nella giornata di ieri, fonte Sky addirittura sembrava che ci fossero ottimi rapporti, fossero stati ripresi i contatti con la madre agente. Vabbè, risulta che i contatti non siano mai stati ripresi, che anzi fossero giorni che non ci fosse nessun tipo di colloquio tra la Juventus, Giuntoli e l'entourage di Adrien Rabiot, e quindi per me non è una novità, non è nulla di eclatante il fatto che Rabiot non sarà più un giocatore della Juventus. Attenzione perché su il Leicester continua ad avere vita dura perché la Roma ha presentato la sua prima offerta ufficiale da 25 milioni bonus compresi alla Juventus, forte del gradimento del calciatore che più che trasferirsi in Inghilterra, o diciamo destinazione non scartata, sia chiaro, ma dovendo scegliere se c'è la Roma dietro, beh, lui gradirebbe certamente più la Roma a qualsiasi altro tipo di destinazione, e quindi forte di questo la Roma si è fermata a 25 milioni. Ora io dico la mia, siamo obiettivamente sì nella condizione di dover fare cassa per sistemare il bilancio e andare a puntare. Però non mi faccio prendere per il collo, e se Giuntoli, come credo sia, è un dirigente di valore, un dirigente esperto e sa come muoversi sul mercato, e mi sembra che il mercato fatto dalla Juve fin qui testimoni assolutamente questo, e tra l'altro appunto sull'acquisto di Cabal, beh, io credo di poter dire mi fido di Giuntoli, o quantomeno gli do credito fino a quando, a prova contraria, invece avremmo verificato che l'acquisto si sarà rivelato come un qualcosa di, scusate, come un qualcosa di fallimentare, ma quantomeno attendiamo di capire e di vedere quella che sarà la resa sul campo, se l'investimento fatto è un investimento che può avere una progettualità, una futuribilità, se può essere un calciatore da Juventus. Quindi detto questo, fidandomi di Giuntoli, beh, sono anche convinto che non cederà alla proposta della Roma da 25 milioni, perché come vi dissi, Thiago Motta chiamò Giuntoli, gli chiese di non cedere il calciatore e lui rispose: non sarà ceduto, fatto salvo che non arrivino offerte da 40 milioni. Poi la Juve è nella condizione di dover portare avanti trattative importanti, di fare cassa, probabilmente è scesa più miti consigli, forse a 35 lo cederebbe, ma a 35 lo cede, a 25 non se ne parla proprio. Attendiamo ulteriori sviluppi perché la Juve comunque è nelle condizioni, si è messa nell'ordine di idee di cedere Matias Soulé. Però deve arrivare quell'offerta che sposti quegli equilibri e non è quella della Roma da 25 milioni, nonostante l'accordo con il calciatore. Ditemi la vostra, ma mi raccomando, il consiglio è siate un pochino più positivi o perlomeno prima di giudicare attendiamo fine del mercato e quantomeno le prime partite di campionato per vedere che Juve sarà nata e che Juve potrà essere. Perché oggi dare dei giudizi mi sembra quantomeno da illusionisti, da indovini, cosa che io non sono e credo, credo,
molti di voi nemmeno, ma magari non tutti. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Forza Juve, ciao!